ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Se non fosse per questo impresentabile appeso ad una croce, che nel momento in cui sta per spirare, guardando il crocefisso, ha questa intuizione, noi forse saremmo destinati a fraintendere in che senso Gesù è re. Perché Gesù è re, ma è un re nudo, nel senso letterale del termine. Sulla croce Gesù non aveva neanche un panno che coprisse le sue parti intime, come poi un po' pudicamente hanno fatto tutti gli artisti. Anzi, l'umiliazione del patibolo era presso i romani proprio questa estrema forma di scarnificazione, facendo perdere perfino il senso del proprio pudore. Gesù è un re nudo e di fronte a lui che sta per spirare cresce la superficialità, cresce lo sberleffo, cresce perfino la polemica. E tuttavia Gesù è re, ed è re perché non bada a se stesso e a coloro che gli dicono salva te stesso, se tu sei il re dei giudei, non dà retta scendendo dalla croce. E qui si realizza il paradosso: proprio perché non bada a salvare se stesso, riesce ad attrarre a sé lo sguardo di questo che non era certamente uno stinco di santo. Gesù è re perché è veramente padrone di se stesso e non si preoccupa di sé, ma si china verso il buon ladrone che lo affianca e lo affida. E sta in questo, a mio parere, il segreto della regalità di Gesù. E sta in questo anche il segreto di chi vuole essere veramente capace di mettersi al servizio e perciò di essere una guida per gli altri. Perché oggi, vedete, il rischio che corriamo tutti è qualche volta di essere troppo preoccupati di noi stessi. Qualche volta, al di là del terremoto, i discorsi che si sentono anche tra le persone adulte è sempre quelle parole relative al proprio benessere psicofisico, alla propria autorealizzazione, a quello che in qualche modo mi costa se io rinuncio a qualche cosa. Ma voi che siete genitori in larga parte sapete che solo quando mettete da parte il vostro io date ai vostri figli la possibilità di crescere. E come tutto si complica quando invece ci sono degli adulti un po' adolescenti che invece di badare a quelli che crescono mettono avanti le proprie richieste. È maturo e adulto chi sa fare questa scelta. E credo che sia importante anche per noi in questo momento sperare di avere persone che sappiano essere come Gesù, capaci di non badare solo a salvare se stessi, ma a guardare anche a chi sta accanto. Perché vedete, oggi esiste un potere senza servizio, ed è quello che diciamo abitualmente rispetto a una certa politica che ha smarrito il senso del suo scopo, perché bada a pascere semplicemente se stessa. Ma c'è anche il contrario, quello di un servizio che non sa essere capace di essere anche potere, ma nel senso buono, cioè che sappia ispirare, guidare. Abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro, perché regnare è servire, ma è vero anche il contrario, che servire diventa anche regnare. E vorrei dirlo allora con due esempi, uno più tratto dalla vita familiare. Abbiamo bisogno di genitori che si mettano al servizio e che nello stesso tempo però siano capaci di essere delle guide. Chi guida non comanda, ma suggerisce. Chi guida sa portare verso un dove. E i nostri ragazzi, a dispetto di quello che sembra, in realtà cercano qualcuno che dica loro dove.
e si aspettano perfino che qualche volta qualcuno gli dica no, ma ciò richiede degli adulti capaci di mettersi sì al servizio, ma senza mai smarrire questa loro funzione determinante di orientare. E questo vale anche nella vita sociale e anche in questa nostra delicata situazione della ricostruzione. Non possiamo andare in ordine sparso, non possiamo pensare che la burocrazia come tale è un male da combattere. Dobbiamo cercare di camminare insieme, perché il contrario del camminare insieme è andare in ordine sparso e chi è più furbo se la cava, ma così non riusciamo in realtà a raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo perciò pungolare, stimolare, stare col fiato al collo a chi deve fare le cose, ma insieme, perché soltanto così sarà possibile evitare che finiscano per avere ciò che dobbiamo avere tutti, solo alcuni. Il segreto della regalità di Gesù è proprio questa capacità di mettere insieme il servizio e il potere. Chiudo. Qualcuno ha scritto che Gesù è il re che non ha mai regnato all'apparenza, perché proprio in quella sua impotenza Gesù manifesta invece un grande potere di attrazione. Lui nudo in realtà da sempre esercita sugli sguardi dell'uomo una potente attrazione. Mi viene sempre in mente una canzone di Fabrizio De André, che non era neanche un credente, il testamento di Tito. Tito sarebbe il buon ladrone, che dice: io nel vedere quest'uomo che muore, nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Gesù esercita su di noi questa forza di attrazione nella sua apparente impotenza. Ed è questa la ragione per cui siamo qui. E questo è anche lo scopo della Chiesa. La Chiesa null'altro serve che a far sprofondare tutti in quella parola accorata che abbiamo sentito all'inizio. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.